Spalletti, buon pomeriggio. Buonasera. Siamo alla vigilia di nuove partite molto indicative e risolutive sul destino del Napoli. Le chiedo, dato che in questa stagione non sempre la squadra è riuscita a dare il segnale di continuità necessario per magari mettere da parte più punti rispetto a quelli che ha conquistato fino ad ora, che cosa ha visto, se ha visto qualcosa di diverso in questa settimana rispetto al passato? Sì, noi abbiamo a che fare con dei professionisti che poi si chiedono sempre se basta quello che hanno messo dentro le partite. Ce ne abbiamo moltissimi che si alzano la mattina cercando di andare sopra il proprio livello, perché è così che funziona in questo calcio moderno, in questo calcio veloce. Bisogna ribellarsi alla normalità e ci si aggiorna continuamente. Noi di questi ragazzi qui ce ne abbiamo diversi. Vogliono dare il massimo e inventarsi anche qualcosa. E questa è una caratteristica che ho sempre un po' visto. Poi è chiaro che c'è la giocata, c'è il talento che fa la giocata, però poi per ripetere spesso quella giocata e quel talento ci vuole un carattere dietro che si mette lì e lo rifà tutte le volte dopo averlo fatto. E questa è la cosa più importante che ho visto. Sport Italia. Buonasera mister, volevo analizzare con lei il momento emotivo generale della piazza, un po' di tutto l'ambiente. Ecco, l'ultima volta che il Napoli si è giocato lo scudetto, ha tentato di vincerlo, c'era un'atmosfera pazzesca, no? C'era la sensazione che si potesse arrivare tra i tifosi. In questo momento sembra proprio che i tifosi invece sono quelli che ci credono un po' meno rispetto al campionato, rispetto magari anche al passato. Lei si è chiesto il perché di questa situazione e soprattutto, ecco, se la sente di lanciare un messaggio per cercare di ricreare quell'atmosfera che c'era l'ultima volta che il Napoli ha tentato di giocarsi lo scudetto? Ma da un punto di vista nostro, quello che è l'entusiasmo che percepiamo è fortissimo. È facile da andare a toccare, di andare poi ad assorbire, perché basta pensare alle ultime partite che abbiamo giocato per arrivare allo stadio. È tutto un vai, frena, perché ti entrano in mezzo e per cui quello è l'amore di trasmettere poi sensazioni positive alla squadra, che io penso che nel prossimo mercato sicuramente non andremo a cercare altri tifosi, perché sotto questo aspetto qui noi siamo a posto, ce l'abbiamo, i nostri ci bastano e gli dobbiamo restituire sempre delle soddisfazioni, per cui l'attenzione è in quella direzione lì, ecco. Abbiamo queste nuove storie da raccontare, queste nuove avventure da scrivere, e noi già dobbiamo essere felici e riconoscenti per questo, per esserci, e dobbiamo viverla da protagonisti, queste storie, perché i nostri tifosi ci sono lì, che sia in casa che fuori, come abbiamo visto l'ultima partita. I nostri tifosi sono di quelli che sono abituati ad andare in giro per il mondo e si trovano da qualsiasi parte. Spesso si è detto
il calcio è il cuore del mondo e per chi lo ama non gioca mai in trasferta, ed è veramente così. Noi siamo di quelli, perché i nostri tifosi vengono a trasferirci tutto il loro affetto da qualsiasi parte. Radio Kiss Kiss, e si prepara il Corriere dello Sport. Buon pomeriggio mister, una domanda sulla gara di domani. Che insidie nasconde l'Udinese e soprattutto la coppia offensiva dell'Ofeo Beto? Le insidie ne nasconde molte, perché Marino è uno di quelli, con Gino Pozzo, uno di quelli che sa costruire le cose per gli obiettivi che deve andare a chiappare. È uno. A volte si dice nelle società che i direttori è difficile capire la differenza, i ruoli. Marino crea ordine quando è dentro le situazioni, dice quello che fare, dà i ruoli giusti, per cui anche in campo è così. Giocatori scelti bene per quello che sono i loro obiettivi, le ripartenze in mancanza di equilibrio sono un'insidia sempre presente, la forza sulle palle inattive perché sono fisici e poi hanno veramente estro in tre o quattro elementi, hanno calciatori di livello che possono andare a fare un mercato importante, per cui noi dovremmo essere bravi a saper stare in equilibrio, a saper gestire un po' la partita e andare subito ad avere chiaro cosa ci giochiamo in queste 9 storie da 90 minuti. Dobbiamo essere protagonisti di queste nuove sfide. Testa nei piedi e piedi dentro la testa. Forse si riesce a chiappare il massimo. Corriere dello Sport, e si prepara la Repubblica. Ora si può dire, Luciano, penso, no? Così abbattendo questo muro di umiltà che tutti quanti noi proviamo a costruire, le percentuali scudetto. Percentuali scudetto, se guardiamo la classifica, è chiaro che le squadre che sono davanti e quelle come l'Inter che hanno da giocare una partita in più hanno più percentuale perché ti possono stare davanti. Se però poi andiamo a vedere le percentuali basate su quello che può essere il valore di queste 4 squadre, dico il 25% ciascuna. Tutte hanno lo stesso valore se si fa un calcolo della forza di squadra. Poi se ci si mette dentro la classifica viene involontario dare qualche punto in più a quelle che ci stanno davanti. La Repubblica, e si prepara la Gazzetta dello Sport. Sì, eccomi, buonasera. Volevo chiederle, vale sempre il detto squadra che vince, puntini puntini? Non lo so, non ci fa molto caso. Poi riguardo sempre come vanno i calciatori durante la settimana, soprattutto ora, avendo a che fare con 5-6 giorni di lavoro, bisogna valutarle le cose. Sicuramente da un punto di vista mio, anche domani ho deciso, farò giocare 11 titolari. Perché si fa così, bisogna scegliere 11 titolari e li ho scelti. Questa volta non ho neanche un dubbio.
La Gazzetta dello Sport e si prepara il mattino. Senta, nel complesso della stagione, non parlo dell'ultima prestazione, eccetera, nei numeri, mancano un po' i gol degli esterni offensivi, no? Cioè, Insigne ha fatto un po' di livello, anche Politano, anche Lozano, eccetera. Penso che lei questa domanda se la sarà fatta più volte. Come si può ovviare? Non solo domani, cioè nelle nuove storie da scrivere, perché sarebbe importante che... Abbiamo visto, sta squadra tira bene da fuori e quella è una soluzione. Ha ritrovato il suo centravanti per la profondità, per forse arrivare al top da un punto di vista di realizzazione, senza perdere equilibri difensivi, è quello passettino ulteriore da fare. E come hanno detto i suoi colleghi prima, loro hanno un disegno tattico ben preciso e verranno a concederci un po' di campo facendo un blocco squadra abbastanza vicino all'area di rigore, tentando di recuperare e ripartire. Perdere palla lì potrebbe essere poi veramente un problema per noi. E bisogna essere bravi ad andargli dietro questo blocco squadra. Bisogna essere bravi a palleggiare in sicurezza e andargli dietro questo blocco squadra. Noi abbiamo le caratteristiche per fare questo, sicuramente calciatori tecnici tendono più a venirla a prendere sui piedi, dentro le linee, a prenderla per fare questi 1-2 in velocità. E probabilmente lì non sono stato tanto bravo per la voglia di stare bene e andare incontro a tutti, non sono riuscito ad inculcargli questo comportamento di andare oltre questa barriera, di andare a vedere, insomma, di ricevere la palla dietro il blocco della linea difensiva. Il mattino e si prepara a Cronache di Napoli. Buon pomeriggio mister, sì. Visto che lei non ha dubbi, noi ne abbiamo ancora, presumibilmente si affiderà al sistema di gioco che ha proposto a Verona oppure tornerà a quello classico, diciamo, che prevalentemente ho usato a inizio stagione? E in riferimento a ciò, che pensa di Zielinski, insomma, se sarà tra gli 11 titolari di cui parlavo oppure ancora no? Dubbi ne avete pochi, preferenze molte. Però poi, per quanto riguarda l'atteggiamento di stare in campo, io l'ho detto più volte, è chiaro che il disegno tattico della squadra avversaria ha una composizione. E per quanto riguarda l'Udinese, non bisogna essere bravi a fare in un modo quando ce l'abbiamo noi, a fare in un altro quando ce l'hanno loro. Non so se ci riusciremo, però l'intenzione è quella lì, ecco. Questi 5 calciatori che vengono a tentare di prendere la palla con il vertice basso, le due mezzale e le due punte, ti lasciano i due terzini liberi. Non sempre ci puoi andare direttamente, per cui bisogna essere bravi lì dentro a saperla gestire nei passaggi da destra a sinistra per tentare di trovare degli spazi, di trovare dei vuoti. Per cui 4-3-3 mischiata un po' di 4-2-3-1, tanto cambia poco. Cronache di Napoli e si prepara Corriere della Sera, edizione Napoli. Buongiorno innanzitutto. Per queste nuove storie che possono cambiare la storia del Napoli, mi passi il gioco di parole, le valutazioni sue per gli 11 titolari da scegliere terranno conto anche dei diffidati, visto che poi dopo la sosta c'è una partita delicata come Bergamo? Si partirebbe male se c'è qualcuno che la ritiene meno delicata questa qui, o perlomeno... Ce n'è un'altra delicata. Sì, posso rispondere così. Si parte male se c'è qualcuno dei miei calciatori, lei può pensare come gli pare.
lei è bravo ma non influenza i miei calciatori. È così, e per cui gli dico che se dei miei calciatori qualcuno avesse l'idea, dice ma è meglio che riposi qui dentro il gruppo, Santoro, quelli che mi stanno vicino, Baldari, Nicola, ci si sta malvolentieri vicino, perché noi abbiamo da vincere la partita di domani per andare alla storia successiva. E poi noi abbiamo... il 100% di passione per queste storie, da viverle con il 100% della convinzione, della passione, della voglia di andarle a provare a vincerle tutte. E si comincia da quella di domani, quella, no, non si pensa a quella prossima. Sono dei rischi che si corrono e vanno affrontati, perché ci si alza presto la mattina e poi si dice che le giornate sono corte, perché bisogna far così. Ci si allena, bisogna vincere, bisogna riallenarsi, bisogna rivincere, e deve essere bello chiaro questo messaggio qui, ecco. Anche questa alternanza che si è fatto di risultati, dove io ho detto più volte che mi sento responsabile, deve farci riflettere, bisogna essere decisi a metterci qualche cosa in più nelle partite in casa, perché come sento dire qualche cosa che lo stadio Maradona, tutto quello che fa parte dello stadio Maradona, tutto quello che fa parte poi che è l'affetto di questa città per il nostro club, per il Napoli, è oro colato, e questo amore non gioca mai a sfavore, per cui noi dobbiamo trovarle dentro noi stessi le soluzioni di quelle cose che non sono andate come volevamo nelle partite precedenti, perché quelle le avremmo potute giocare anche dall'altra parte del mondo. A noi lo stadio Maradona non influenza assolutamente niente, può influenzare gli altri che trovano tutte queste cose che possono far alzare il livello di attenzione, il livello di determinazione. E allora non bisogna essere bravi a metterci quello che dicevo prima, a metterci qualcosa in più noi che ci permetta di mantenere quelle che sono le qualità della squadra, perché ci mettono qualcosa di più loro, ci mettiamo di più qualche cosa di più noi, e probabilmente, visto che c'è un po' di differenza in classifica, quella differenza lì poi si riesce a farla valere anche dentro la partita, ecco. Corriere della Sera, edizione Napoli, e si prepara a Canale 8. Mister, buonasera. Volevo chiedere, prima della partita di Verona, ha chiesto alla squadra di stare più nei duelli, di metterci la fisicità anche, di tirar fuori anche queste risorse. Nella gara di domani, per la storia di domani, cosa si aspetta in particolare dalla squadra? Mi hanno detto ora, mi aspetto che ci mettano qualcosa in più. Perché... grandi risultati, molta disciplina nei tempi lunghi, non c'è altra soluzione, è la somma degli sforzi ripetuti giorno dopo giorno, che poi una mattina ti alzi e ti accorgi di essere di un livello superiore, ricevi come una botta, come un'esplosione dentro te stesso che mi riesce ora a far bene anche questo, ma è stato il tuo lavoro quotidiano, la tua disponibilità al sacrificio, a farsi il culetto di continuo che fa la differenza, ecco. Nessuno ti concede niente a questo mondo qui, per cui dipende sempre, si chiama resilienza, è vero Beppe, in questa maniera qui. E
E noi bisogna essere di quel livello lì, di quelle persone lì. Noi anche quest'anno abbiamo, per certi versi, siamo stati bravi a, in alcuni momenti a reggere botta, a fare fatica. Ci siamo fatti, dentro questa stagione ci siamo fatti due lauree alla fatica noi, perché ce ne è successe di cose, per cui ora è il momento di prenderci vantaggi della fatica che abbiamo fatto e la dobbiamo aumentare, perché siamo di più, possiamo spartirci un po' di più, anche se poi qualcosa ci succede sempre, tipo che un as non sarà della partita domani. Però poi abbiamo un numero di giocatori che ci permette di scegliere qualcosa e si va molto fiduciosi a giocare queste partite, ecco, molto convinti di potercela fare. Canale 8 e si prepara a Canale 21. Mister, nelle prossime partite ci saranno delle squadre che si affronteranno all'ultimo respiro, ma ci saranno anche degli arbitri che dovranno dirigerle sia in campo che attraverso la tecnologia. Recentemente, nell'ultima partita, ci sono stati degli episodi veramente che hanno lasciato estremamente perplessi. Quanto è importante che si ritorni ad avere fiducia nelle decisioni arbitrali e soprattutto si utilizzi la tecnologia che è a disposizione. Grazie. Punto di vista mio diventa facile, perché io ho fiducia, ho visto quello che è l'impegno che hanno messo e ritengo sia giusto, quella che è la strada che hanno intrapreso di mettere questa tecnologia a disposizione. Poi non so dirgli se la usano bene, se la usano male, perché per quanto abbiamo visto noi la usano benissimo, perché è venuto Giannoccaro 3 giorni fa a farci una lezione su quelle che sono le cose, ci ha fatto vedere direttamente quello che succede poi nella sala VAR, con le varie posizioni VAR, AVAR, i vari dialoghi e via dicendo. È veramente complicato riuscire a far collimare tutto, anche se poi mi sembra che abbiano preso anche delle decisioni importanti, se qualcuno ritengono che abbia fatto male, per cui è lì sotto gli occhi di tutti il lavoro che vogliono fare e reagiscono a quelle che sono le cose che ritengono svolte male quelli che sono i capi dell'AIA. Per cui siamo tranquilli di poter fare il nostro lavoro e che non possa essere influenzato da quelle che sono poi le possibilità di commettere un errore dei direttori di gara. Canale 21 e si prepara AGL. Salve Spalletti, le chiedo di Lorenzo Insigne se mi può dire qualcosa del ragazzo, come lo vede, perché non è partito titolare l'ultima gara e in vista anche delle convocazioni con la nazionale. L'ho visto molto bene quando è entrato domenica, l'ho visto allenarsi benissimo in settimana, lunedì abbiamo fatto la partitella, perché ora facciamo così il giorno dopo con quelli che avanzano della primavera per portare a livello di lavoro fisico anche quelli che non hanno giocato la partita ufficiale. Lui si è impegnato moltissimo. Per quanto riguarda i miei problemi con Insigne, sono tutti rivolti alla stessa cosa, è che fra 3 mesi non sarà più a disposizione. AGL e si prepara Napoli Magazine. Buonasera. Sì, che mi piacerebbe averla a disposizione, volevo dire. Con ansia ho detto... Buonasera mister. 25% di possibilità per lo scudetto, quindi basta o basterebbe un 1% per avere qualche chance per puntare al titolo? Qualcuno dice ambizione, non presunzione. Quanto è ambizioso il Napoli? Grazie. Ma noi lo sappiamo
che a volte poi, come l'abbiamo già detto, quello che è il valore del tempo, che le cose passano per non ripassare più, che purtroppo in un campionato uno questo lo gioca, il prossimo anno può non giocarlo. Funziona così nel calcio. Per cui abbiamo già detto anche che uno dei veri valori della vita di ciascuno di noi è fare qualcosa per qualcun altro oltre che per te stesso. E qui di qualcun altro ce ne sono migliaia e migliaia. Bisogna se si rimane lì su un piede e l'altro sospeso, che si fa? Si rischia di stancarlo quel piede lì, perché uno solo bisogna appoggiarlo e lo si è tirato su e partire, perché bisogna partire da domani. È una roba importante quella che abbiamo davanti. E come ho detto prima, se basterà questo entusiasmo a dirci che l'abbiamo vinto, non lo so, perché poi ci sono anche gli altri, come ho detto prima, ci sono delle squadre forti, siamo qualche punto dietro. Però poi che è stato bello viverlo insieme ai nostri tifosi, questo lo dobbiamo poter dire alla fine. E per viverlo bene ai nostri tifosi ci vuole un atteggiamento corretto, una testa ben forte, salda su quello che è la partita che andiamo a giocare. Napoli Magazine, si prepara Pianeta Napoli. Eccoci. Nel racconto appunto di queste 9 ultime gare da disputare, quanto del racconto, anche per valutare se faranno ancora parte del Napoli di Spalletti del futuro, dell'atteggiamento, della voglia di far parte di questo sogno anche dei calciatori in scadenza, quindi di Ospina, Mertens, Gulam, Malquit, non arrivo a Fabian e Koulibaly perché hanno un anno davanti. Qui non importa che lo faccia io il controllore di queste situazioni, si controllano da soli, perché poi c'è il Com lì dietro che continua a strillare a tutti i giorni. C'è Gulam uguale, che non l'ho fatto giocare, è colpa mia, però continua a dire forza, mangia, prendi campo, vai in avanti. Questo te lo prendo io, non ti preoccupare, sono tutti segnali di quello che è la partecipazione e la volontà di questi ragazzi qua. E non esiterebbero a dover riprendere qualcuno se vedono che poi c'è un atteggiamento. È chiaro che bisogna non giocarle con il freno a mano inserito queste partite, bisogna giocarle andando a proporre un calcio dei nostri tempi, perché ormai il calcio è questo qui, continue sventagliate, continue corse di uno contro uno, continue situazioni individuali che ti devi sbrogliare da solo, ma io ho queste qualità, quell'altre metticele te, no, tu ci metti le tue e quell'altre che non hai, perché probabilmente se no nella somma poi ci manca qualcosa e a quello un po' di attenzione bisogna mettercela, perché se no si rischia la scatola di farla rimanere un po' vuota, con degli spazi che ora non ce lo possiamo permettere, ecco, la scatola della partita lo devo. Pianeta Napoli. Mister, buon pomeriggio. Le volevo chiedere, vincere tutte queste, quanto più gare possibile, potrebbe anche non bastare. Mi spiego, il Napoli è al quinto attacco del campionato, se si dovesse arrivare a pari punti col Milan, potrebbe contare tantissimo la differenza reti. Quindi, oltre a chiedere le vittorie alla squadra, cercare quando c'è la possibilità di fare qualche gol in più, e in tal senso se potrebbe aumentare in queste 9 giornate il minutaggio di colui che ha il curriculum di gol più alto nella storia del Napoli, cioè Ciro Mertens. Grazie. Ha fatto un'analisi corretta, ci ha messo dentro una cosa che noi sappiamo, che però è giusto ribadire sempre, sono anche
i particolari che possono fare la differenza. E poi lo stesso discorso che ho detto di Goulam, lo stesso discorso che ho fatto degli altri calciatori, nel senso che se non l'ho fatto giocare Ciro è un po' colpa mia, e lui è bravo a farsi trovare pronto sempre, anche quando lo incontri dentro nel corridoio, lo vedi che con lo sguardo ti dice che io ci sono, sono a disposizione, sono pronto per darti una mano se hai bisogno di me. Noi questo lo terremo presente e ci fa piacere che lui sia così. Ultima Info Napoli 24. Mister, buonasera. Riparto da un discorso che ha fatto qualche settimana fa, quando diceva che molto spesso la squadra dovrebbe sfruttare meglio le capacità, le qualità di Osimhen, e quindi perché molto spesso si è trovato un po' solo. Ecco, le volevo dire, in questo finale di stagione è possibile ipotizzare un Lozano che parta, diciamo, da destra e che si accentra un po' di più, quindi da seconda punta, come risorsa proprio per cercare di sfruttare al meglio le potenzialità e anche l'assistenza a Osimhen? Grazie. Eh sì, quando poi il terzino durante lo sviluppo di una situazione va a fare l'incursore dentro la metà campo avversaria, spesso spinge la punta esterna a fare queste corse orizzontali dentro il campo, ad essere a disposizione della prima punta per un fraseggio, a buttarsi ulteriormente verso la porta. Più o meno lo stanno già un po' facendo, ecco. Questo attacco alla profondità, questo attacco allo spazio, sotto questo aspetto qui dovevamo fare qualche cosa di più, e probabilmente io gli dovevo dedicare un po' più di tempo nel lavoro, anche se poi di tempo in quei periodi dove si era calcato tutto, non si era a disposizione, anche perché non è quelli che avevano giocato di solito erano quelli che avevamo a disposizione, ecco. Per cui colpa mia anche quello. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci.